Giusto ieri abbiamo pubblicato del ristorante Mille Notti di Borgo San Giovanni, che è stato visitato ben due volte da un ladro. Il sospettato numero uno è sempre il famoso, noto, famigerato Andrea Penzo, detto lo Smitto, Mizzo, residente di Vialga. Sappiamo che poi c'è stata la scientifica, ha rivelato le impronte, ma comunque sappiamo che ieri sera ci riferiscono. Abbiamo la conferma che c'era direttissima, ma non sappiamo come sia stato sorpreso, ma sarebbe stato sorpreso dai carabinieri. Meno male che ci sono le forze dell'ordine che fanno il loro lavoro, e lo hanno preso, lo hanno arrestato e dovrebbe essere questa mattina in direttissima al Tribunale di Venezia. Che sia stato arrestato, ve lo diamo, abbiamo la conferma, della direttissima lo supponiamo, ma al momento non abbiamo ancora conferme. Adesso si tratta di vedere cosa deciderà il giudice, perché purtroppo anche, vi ricordo che qualche settimana fa, l'abbiamo pubblicato sempre noi di Chioggia Azzurra, lo Smilzo è stato sorpreso due volte dalla polizia fuori durante l'orario, aveva il provvedimento di rimanere in casa Vialga dalle 10 della sera alle 8 della mattina, e questo tranquillamente continuava, eccetera. Una notte l'hanno sorpreso due volte. Il giudice l'ha rimandato ai domiciliari, i domiciliari ha ricominciato tranquillamente. Crediamo, però non abbiamo la conferma, ma dovrebbe essere così, che il provvedimento da restrittiva era diventato domiciliare fisso, e i carabinieri devono averlo trovato in giro e lo hanno portato al Tribunale di Venezia, di cui al momento non sappiamo come è andata a finire. Auspichiamo che non torni in libertà. Perché purtroppo questa persona, che probabilmente sta cercando proprio di avere un posto fisso dove mangiare, evidentemente, fa dei danni enormi alle attività, perché non sono tanto i 100-150 euro, 60 euro, 40 euro del fondo cassa, ma sono i soldi che servono a riparare i danni che fa, che quando va bene sono 300-400 euro. E questo serve questa, ma ce ne serve altre a dire su qualche altro individuo, ma aspettiamo ulteriori sviluppi. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi. Veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink. L'opposizione non può tacere davanti a quest'ultima uscita di un assessore della Giunta, il quarto che lascia il suo ruolo durante questi primi anni di amministrazione, e del consigliere del Partito Democratico, Jonathan Montanariello, a invitare il sindaco a rimettere alla città la scelta del proprio futuro. La sua opinione è che la Giunta si stia sgretolando. Le liti interne alla maggioranza non possono immobilizzare un'intera città, afferma, e suppone il consigliere che le colpe non possano ricadere solamente su Fratelli d'Italia, partito che lega sia l'assessore Caenazzo, ora dimissionario, che l'assessore Brasiola, vice sindaco, a cui è stato revocato il mandato. Secondo il consigliere, le colpe vanno distribuite su tutta la maggioranza e al sindaco, il quale, secondo Montanariello, non riesce a tenere a bada gli animi di chi dovrebbe sostenerlo. Per queste motivazioni, il consigliere chiede che, responsabilmente nei confronti della cittadinanza, a suo parere, Armelao rimetta alla città la scelta del proprio futuro. È impensabile, afferma, a ridurre il governo di una città a screzi e litigi continui. Da Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia, trovi i più bei regali di Natale, profumi chic, linee beauty per lei e per lui, per dare risalto al tuo fascino. Su tanti cofanetti avrai il 30% di sconto e ogni giorno una sorpresa dedicata alla tua bellezza. A Natale, chi ama, sceglie Naima. Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia. Ieri mattina ci sono stati dei momenti di forte preoccupazione in Calle Pontecaneva, perché c'è stato un intervento, c'erano la polizia locale, i vigili del fuoco e anche un'ambulanza.
e quindi i vicini di casa, i residenti, e anche perché soprattutto sono anni che a volte succedono notizie sinceramente preoccupanti, e quindi c'era questa attenzione all'intervento appunto delle forze dell'ordine e dell'ambulanza. Fortunatamente non è stato nulla di grave. Cosa era successo? Che praticamente un'anziana che vive sola aveva una perdita d'acqua e quindi i vicini avevano avvisato che c'era questa perdita d'acqua, ma nessuno rispondeva, diciamo, alla porta. E quindi, ovviamente, come succede in queste occasioni, si era pensati al peggio. E invece, per fortuna, era solo una signora molto anziana. E sembra superiore agli 80 anni, che non fidandosi di nessuno, non apriva nessuno, e quindi ci è voluto un po' di tempo prima che arrivasse una parente a dirle sì, apri, insomma, e quindi si è tutto risolto per il meglio. Ricordiamo che qualche settimana prima una signora centenaria, ben centenaria, che abita sulla fondamenta Canal Lombardo, anche lei con una perdita d'acqua, anche lei non apriva nessuno, e poi appunto sono intervenuti i vigili del fuoco. E poi sono intervenuti anche gli assistenti sociali perché era sola, poverina. Con questo ovviamente non è da biasimare nessuno, perché il problema degli anziani è un problema importante e non è facile poter riuscire a gestire tutte le cose. Comunque anche questa volta, per fortuna, è andato tutto. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli quattro stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. Era inutilizzata da 20 anni la palestra che affianca l'Istituto ENAIP all'Isola dell'Unione, di competenza della città metropolitana di Venezia. Oggi si sono conclusi i lavori di ristrutturazione che permetteranno la sua fruizione. Questa trasformazione è stata resa possibile grazie all'azione decisa della città metropolitana, che ha saputo ottenere fondi dal Ministero dell'Istruzione e dal PNRR, investendoli nella riqualificazione di questa struttura. Il risultato è un ambiente nuovamente fruibile, non solo dagli studenti dell'ENAIP di Chioggia, ma anche per attività extrascolastiche, sia nel pomeriggio che di sera. I lavori di ripristino hanno abbracciato diverse aree, interventi edili per il recupero delle strutture fisiche, compresi gli intonaci, i cementi armati e i serramenti interni ed esterni, uniti alle operazioni di pittura, l'implementazione di nuovi impianti, sia elettrici per la luce e la forza motrice, sia meccanici, per una climatizzazione ad aria in grado di regolare la temperatura sia in estate che in inverno. A rendere l'intervento ancora più completo è stato il lavoro svolto sul campo di gioco, ora dotato di un nuovo pavimento in legno, e la creazione di un collegamento diretto con la istituto scolastico. Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha sottolineato l'importanza dello sport per la crescita sana e la formazione dei giovani, evidenziando i valori educativi che esso porta con sé. Ha inoltre elogiato i dirigenti e i tecnici della città metropolitana per aver reso possibile questa trasformazione, auspicando che la struttura venga ampiamente utilizzata dagli studenti, ma anche dalla comunità locale. La consigliera delegata del sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, per l'area metropolitana, Marcellina Segantin, ha ringraziato il sindaco Brugnaro e gli uffici competenti per aver realizzato questo importante intervento. Ha sottolineato come questa azione sia parte integrante di un più ampio progetto di recupero degli spazi civici, offrendo ora una nuova palestra di cui possono beneficiare le giovani generazioni della città. Store 23 Intimo e Corredo in Viale Venezia 3. La tua lingerie, l'intimo per voi, lenzuola setose, morbidi cuscini e caldi piumini per tutta la famiglia. A Natale regala raffinata eleganza per la casa. Vesti il tuo ambiente con stile. Scaldati con il caldo abbraccio di un soffice pile. Store 23 Intimo e Corredo pensa ai tuoi regali di Natale. Vedo che ben attrezzato, cosa propone questa bella. Oggi questo è a base di radicchio di Chioggia IGP. Questo è un contadino in crosta con radicchio e sfoglio. Quindi il radicchio lo potevamo mancare.
non poteva assolutamente mancare. Ecco, vi anticipo, faccio anticipazione. Beh, mi faccio già un vestito. Si presenta anche bene proprio ora. Peccato che con le telecamere non posso far sentire il profumo, perché è veramente un profumo eccezionale. Questa è la tua... Sì, questo è un mio piatto, una mia ricetta che abbiamo fatto in collaborazione col consorzio della Radicchio di Chioggia IGP per promuovere il radicchio e i prodotti tipici nostri, insomma, veneti e chioggiotti. Questo lo presentiamo anche nel ristorante quando facciamo dei buffet, quando facciamo delle serate a tema. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli. Dalle mille varianti di bossolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità. Non solo salato, ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.